credo che tutti, amici e amici, abbiamo il dovere di ringraziare questo uomo straordinario che è Francesco Lotrovato, perché trova la forza, il dinamismo, la capacità, chiedo scusa, la lucidità per poter essere presente alle sue responsabilità. Questa struttura e tutte le altre che io ho visitato e alcune le ho anche inaugurate sono la testimonianza più bella di un uomo che, colpito in fronte dal destino, ha voluto dedicare alla disabilità la sua vita, la sua esistenza, il suo impegno, con piglio imprenditoriale, con il cuore della solidarietà, con la caratura umana che soltanto un uomo che sa stare nella trincea della sofferenza umana sa poter capire, condividere e interpretare. Io vi ringrazio perché so che siete qui da un pezzo e vi ringrazio anche perché vi giustificherete se tra qualche minuto tutti, assieme al senatore Tonino Dalì e assieme agli altri candidati che sono qui, che avete conosciuto della lista che porta il mio nome, saremo costretti a spostarci in piazza a Marsala. La campagna elettorale si fa nelle piazze, si fa incontrando la gente, anche quella che sta passando per casa e che vuole conoscere questo, stavo per dire giovane, questo candidato governatore col pizzetto bianco ormai. E però io credo che sia utile, sia necessario questo confronto, perché mai come in questo momento la gente vuol capire perché deve andare a votare e per chi deve andare a votare. La Sicilia vive il momento più buio della sua storia. Chiedetelo ai vostri padri e ai vostri nonni. Non è mai capitato dal 46 ad oggi un momento così difficile. E nel momento in cui la Sicilia vive la stagione più drammatica del suo lungo dopoguerra, tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa. Questa campagna elettorale si celebra in anticipo, non si è mai votata a ottobre. Si celebra in anticipo perché la magistratura è intervenuta. 4 anni fa si è votato in anticipo perché la magistratura è intervenuta. C'è una sorta di perversione in una certa classe dirigente che allontana sempre più la gente dalla politica, e invece della politica non si può fare a meno. La politica ci accompagna giorno dopo giorno, la politica entra a casa nostra senza che ce ne accorgiamo, la politica decide delle tasse che dobbiamo pagare, la politica decide come fare l'impianto elettrico, la politica decide quanto deve essere il bollo, la politica decide come deve essere confezionata la mozzarella, la politica decide del corso di studi dei nostri figli, la politica decide della pensione, la politica decide del reddito, la politica decide quando e se deve fare il disoccupato, la politica decide come una società deve svilupparsi nel corso inesorabile e nel lento corso inesorabile delle stagioni della vita. E allora, se la mala politica vince sulla buona politica, è la fine. Ma se la buona politica vince sulla mala politica, noi possiamo davvero pensare di recuperare il diritto a credere che il domani possa essere diverso e migliore. Io non sono un candidato come tutti gli altri. Migliore? No, io non sono neanche un candidato migliore, sono un candidato differente. E sapete perché faccio il candidato governatore? Io non l'ho mai chiesto. Mi hanno chiamato le forze politiche, io sono orgoglioso che loro mi abbiano chiamato, io provengo da una mia forza politica che è sempre stata la destra, mi hanno chiamato gli alleati perché mi hanno detto: questo è il momento nel quale il governatore viene votato per la sua storia personale, non per la coalizione alla quale appartiene. E io ci metto la mia faccia, la mia storia, la mia credibilità, la mia addirittura morale, io ci metto la mia esperienza di amministratore alla guida della provincia di Catania, lo ricordava l'ingegnere Lotrovato,
Io ci metto la mia onestà, il mio impegno antimafia, praticato giorno dopo giorno e non soltanto predicato. Io ci metto la condizione nella quale vivono i miei figli. Sappiatelo, io non vengo da una famiglia ricca, io sono figlio di operai. E a casa ho un figlio precario e uno disoccupato, perché non mi sono mai, l'ingegnere l'ho trovato, lo sa, non mi sono mai preoccupato di fare una telefonata per i miei figli, mai. Quando ho potuto l'ho fatta per i figli degli altri, che ritenevo appartenere a famiglie più bisognose. E spero che i miei figli un giorno possano trovare un lavoro stabile, lo spero davvero. Il più grande sta facendo dei colloqui in questi giorni, speriamo gli vada bene, così come lo spero per i vostri figli, lo spero per tutti i figli, perché dobbiamo smetterla di costringere i nostri ragazzi a stare dietro le segreterie politiche a mendicare un posto. Abbiamo il dovere però di stare attenti e di dire ai nostri ragazzi: non arrendetevi, gli anni futuri saranno difficilissimi, nessuno si illuda. Andando al governo della regione dovremo fare tutti i sacrifici, almeno per 3 anni saranno lacrime e sangue. Non prometto la luna nel pozzo. Dobbiamo recuperare la regione dalle macerie che ci ha lasciato il governo lombardo e i governi del centro-sinistra, che assieme ad una parte del partito di Fini ha deciso in questi anni di distruggere tutto quello che c'era di utile e di buono. Ecco qual è l'impresa che dobbiamo affrontare. Ce la faremo? Io penso di sì. Perché essendo io un candidato non ricattabile posso benissimo dare conto soltanto a voi, essendo un candidato credibile posso benissimo parlare alla gente come sto parlando con voi. Non avendo mai avuto problemi con la giustizia posso parlarvi di legalità e di impegno antimafia con assoluta serenità, come sto facendo con voi. Oggi la Sicilia ha bisogno di un governatore che abbia le mani libere, di un governatore che non sia ostaggio di nessuno, di nessun potere, né politico, né economico, né finanziario. Ha bisogno soltanto di un uomo che non mi chiede il voto per quello che farà. Io vi chiedo il voto per quello che ho fatto. È troppo comodo fare la promessa io sarò un amministratore onesto. No, io vi dico, io sono stato un amministratore onesto e per questo vi chiedo di giudicarmi, non per quello che potrei essere. Andate su Google, andate su internet, scavate e vedrete cosa troverete nella mia vita. Questa credibilità mi consente di guardarvi negli occhi senza abbassare lo sguardo. Questa credibilità mi consente di dirvi che noi in questa regione la possiamo cambiare. Abbiamo bisogno di 5 anni di tempo. Non la faremo diventare l'Eldorado, ma la possiamo cambiare. Io vorrei consegnare a chi verrà dopo di me una regione meno rassegnata e un po' più rassicurata. Ho il mio metodo di governo. Ho la mia capacità e competenza per poterlo fare, ho la collaborazione delle forze politiche, le quali debbono collaborare e non condizionare, perché se un giorno dovessi subire condizionamenti da qualcuno non ci perderei 2 volte ad andarmene a casa assieme a tutti e 90 i parlamentari regionali. Non ci penserei 2 volte. Questo, amiche e amici, mi consente di dirvi che il rapporto lo instauriamo fra di noi. E però io al Parlamento vorrei persone per bene, e voi avete conosciuto i candidati della mia lista e conoscerete i candidati delle altre liste che sostengono il mio impegno: il Popolo delle Libertà, Cantiere Popolare, Alleanza dei Centri. Siete voi che ne sceglierete, siete voi, fra tanti saprete per chi votare. Per la persona che più vi ispirerà fiducia, lasciatemi dire che io voglio augurare
a ciascuno dei candidati e delle candidate tutte le fortune che meritano, perché il Parlamento regionale ha bisogno di rappresentanti che sappiano portare le istanze, le ansie, le angosce, le speranze, le certezze, la gioia, i vizi, le virtù, le debolezze, le forze di questo straordinario popolo siciliano che è caduto mille volte e mille volte si è rialzato sanguinante senza mai chiedere nulla al resto d'Italia. Ci diano pari opportunità, il resto lo faremo noi con la nostra testa e con le nostre braccia. Questa è la sfida, io da solo non la posso vincere, ci ho messo la faccia, voi metteteci assieme a me il cuore e la ragione per poter scrivere una pagina nuova e diversa della storia della nostra isola. E che Dio ci aiuti.